Continua il botta e risposta tra la Regione e la Fondazione Giovanni Paolo II circa la nuova proposta di regionalizzazione del presidio ospedaliero avanzata dal governatore Paolo Frattura e i senatori del PD Roberto Ruta e Danilo Leiva. A stretto giro dall'ultimo duro comunicato reso noto dall'ente istituzionale, la Fondazione replica evidenziando la volontà della stessa di attenersi agli accordi già definiti, e cioè le due transizioni in ordine ai rilevanti crediti dell'Ateneo e della Fondazione verso la Regione, dei quali ancora si attenderebbe il pagamento, e l'intesa scaturita dalla trattativa promossa dal Ministero della Salute relativa al futuro assetto dell'attività della Fondazione nell'ambito del sistema sanitario regionale, che avrebbe posto le basi per la sostenibilità e il rilancio della Fondazione. Di fronte all'ipotesi affacciata dagli esponenti della Regione di subentrare nella gestione della struttura ospedaliera Giovanni Paolo II, invece la Fondazione specifica di aver individuato diversi profili di criticità dal punto di vista tecnico e legale. Ci si attendeva pertanto un puntuale approfondimento da parte della Regione e, qualora da parte di quest'ultima si fosse voluto insistere nel perseguire l'ipotesi prospettata, la formulazione di una proposta completa accompagnata da una realistica soluzione delle dirimenti difficoltà segnalate, di cui ad oggi non vi è traccia. La pungente provocazione della Fondazione Giovanni Paolo II a puntare il dito contro il trio Frattura Ruta e Leiva, il senatore del nuovo centrodestra Ulisse Di Giacomo, che avrebbe paragonato la questione ad un affare in cui ballano un centinaio di milioni di euro di soldi pubblici, ma soprattutto la salute dei cittadini molisani.